fin come dire, alla fine vincevamo, abbiamo subito il gol con una componente magari anche nostra di disattenzione. Dispiace perché ci eravamo un po' fatti la bocca per la vittoria e forse era anche meritata per quello che avevamo fatto nel primo tempo e anche per come avevamo giocato con giudizio la ripresa, anche se eravamo magari un po' più stanchi e abbiamo sofferto un pochino la loro velocità e la loro aggressività. Abbiamo fatto fatica a ripartire nel secondo tempo quello che abbiamo fatto bene nel primo e magari nel primo tenevamo su qualche palla e manovravamo con più, diciamo così, elasticità e attaccavamo più gli spazi in maniera ordinata. Però si sta all'Udinese, una squadra che ha una grande una classifica importante, una squadra che fuori casa ha sempre fatto molto bene. Era una partita anche pericolosa per noi, accetto serenamente questo risultato. È un punto che ci permette di continuare a muovere la classifica, di consolidare un po' il lavoro. Oggi hanno giocato ragazzi che per la prima volta hanno assaporato la gioia del campo. Abbiamo giocato in una maniera diversa, sono cose che dobbiamo mettere tenere in considerazione anche in virtù del lavoro che stiamo portando avanti. Ma bene, sia lui sia la Brin, penso abbiano fatto una partita di grande ordine, di grande lettura tattica, perché hanno giocato per la prima volta assieme e nello stesso tempo hanno sbagliato pochissimo, anzi hanno lavorato anche su giocatori di un certo livello come Di Natale, Torgé, Abdi, assorbendoli bene e facendo veramente l'attenzione della marcatura e una situazione di lavoro importante. E l'Udine abbiamo concesso, nel primo tempo abbiamo concesso niente, nella ripresa qualcosina, però abbiamo lavorato con molta attenzione, con molto profitto. È stata anche, diciamo in generale, una partita buona anche per loro. Io vorrei chiederle invece di Migliaccio, che oggi ha tagliato un traguardo importante, è diventato il secondo nella classifica dei più presenti in assoluto nella massima serie con la maglia del Palermo, ha giocato anche dopo una settimana non facile per lui, penso che la sua prova vada elogiata. Ma assolutamente, l'ho detto anche ai tuoi colleghi, ha giocato con un'infiltrazione, ma non si è mai allenato, però lui ha voluto esserci, per me quando un giocatore cerca di essere sempre disponibile, poi con Giulio effettivamente fai fatica a tenerlo fuori, anzi per noi è un bene che ci sia perché dà spessore, dà carattere alla squadra. No, devo fargli i complimenti perché ha dimostrato tutta la sua professionalità e l'attaccamento alla squadra.